Una delle frasi che dico più di frequente in questi mesi di campagna elettorale per le primarie è che occorre dire ai cittadini torinesi la verità. E i cittadini torinesi non sono stati abituati dalla politica a sentire la verità. E la verità è una verità amara dal punto di vista economico. Prima del Covid, prima della pandemia, avevamo i dati peggiori dal punto di vista della cassa integrazione, dei posti di lavoro, del grado di istruzione. In questi mesi di chiusure forzate la situazione è peggiorata. Oggi decine di migliaia di torinesi hanno perso il lavoro. Alle mie spalle vedete uno dei tanti cartelli che mettono in affitto un negozio che ha dovuto chiudere. E sono tantissimi a Torino cartelli come questi. Qua siamo in una via importante, via Cibrario, che simboleggia in qualche modo le difficoltà di questa città. Quando qualcuno, qualche politico, vi verrà a dire che in pochi mesi o in un anno risolverà i problemi della città, costruirà lavoro per tutti, non votatelo, sono balle. Noi possiamo costruire, riconquistare la crescita per Torino, interrompere il declino, se lo facciamo insieme ai cittadini torinesi, costruendo un clima di speranza per il futuro, facendo un lavoro pancia a terra per anni che deve invertire una tendenza. Quindi date fiducia a chi racconta le cose come stanno, ascoltate i dati, non credete di nuovo alle panzane che tanta parte della politica vi racconta.